Per iscriverti al canale schiaccia su iscriviti e sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti delle notizie. Grave incidente aereo questa mattina, lunedì 29 luglio, alle porte di Alessandria. Un aereo ultraleggero è precipitato sull'autostrada A26 Genova-Gravellona-Toce. L'incidente è accaduto al chilometro 65 tra gli svincoli di Alessandria Sud e della A21 Torino-Piacenza. Il pilota del velivolo è morto, potrebbero esserci dei feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e molte pattuglie della polizia stradale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro infatti se il pilota sia precipitato sull'autostrada o se il suo fosse un tentativo di atterraggio di emergenza, non ci sarebbero comunque auto coinvolte. Diversi automobilisti hanno assistito al terribile impatto. Secondo alcuni testimoni l'aereo si sarebbe avvitato su se stesso per poi scendere rapidamente verso il suolo. Altri parlano di una manovra improvvisata, uno di loro in particolare ha detto alla stampa: rientravo al lavoro dopo le vacanze, l'ho visto polverizzarsi dopo l'impatto sul guardrail, è stato tremendo. Il pilota non è ancora stato identificato. Flash TV, per essere sempre aggiornati. Per iscriverti al canale premi o clicca sul logo nella schermata successiva, dove troverai suggerimenti per altri video interessanti.